Ma la critica cinematografica non capisce un cazzo. Benvenuti su WatchMojo Italia. E questo sarà il commento che mi aspetto tendenzialmente nei commenti. Per una top 10 più 10, oggi vediamo cinematografica di film che suddetta critica che non capisce un cazzo non ha amato, ma in realtà sono stati apprezzatissimi dal pubblico. Ora, io ho una mia teoria sugli aggregatori di Rotten Tomatoes, dai quali ovviamente si traggono queste informazioni di critica e pubblico. Io ho tutto uno schema mentale che mi predirà appunto se il film sarà bello o brutto basandomi sui punteggi. Ma vediamo assieme oggi. Alla numero 10, la saga dei Leprechaun. Diffidate del recensore che vede Warwick Davis vestito da folletto pervertito, squarta teenager e tocca culi in modo molesto e lo bolla come un film di merda. È ben più di un film di merda. Non ci è andato giù abbastanza pesante quel recensore. Eppure Leprechaun lo prendo sempre come esempio di brutto che non significa non divertente, se il film è girato con genuinità e quello scopo. Sono uno più spassoso dell'altro. Arrivano a toccare punte anche di 0% da parte della critica su Rotten. 0%? Che cosa significa? Che non c'è il film? Che cosa, ti metti comodo sul divano per guardarlo ma non si accende la TV? Che cosa? 1-0 a cui vanno a aggiunti un 1 e un altro 0 davanti per le risate. Personalmente la numero 9, le tartarughe ninja alla riscossa. Ora qui un bel 40% gradibilità critica contro 80 del pubblico, parla chiaro, ma stavolta confesso sto dalla parte della critica. Quando ero piccolo sto film passava in TV ogni due giorni e di vedere Raffaello, Donatello e Ciccio Bello, di lì come minchia si chiama, che mangiano la pizza e facevano waiahu in un ciacu tutto il tempo, mi giravano anche un pochino le scatole. E già il me bambino lo odia per quello forse, ma con occhio critico adulto devo dire che fa ancora più schifo di quel che ricordavo. I costumi sono una mostruosità. I combattimenti, girati come quelli di Xena o Hercules o peggio, è tutto nero per tutto il film, non si vede, non si capisce una mazza. Ecco, questo film è da zero, perché quando lo guardo, effettivamente non vedo nulla. L'ha detto alle luci, chiedeva troppo. Che è così nero per mascherare lo schifo del retro? È probabile questo, in effetti non lo so, ma è inguardabile. E alla numero 8, l'uomo d'acciaio. Beh, ne abbiamo parlato molte volte in diverse top supereroiche e mi ha sempre stupito come alcuni riescano a difendere questa pellicola, perché in fondo all'uomo d'acciaio ci arrivi soltanto se anche tu hai qualcosa d'acciaio. No, non è la forza di volontà. Rivisto da poco, guardate, gli concedo giusto la palette di colori, eh? Grigio metallico, stesso mood azzeccato, non male, non male. Ma il resto, oddio sa, il resto, i personaggi piatti, parti da blockbuster che più becero non si può. Amy Adams e Michael Shannon, poracci, sprecatissimi, ma non possono certo fare miracoli quando bisteccone Kevin domina la scena. Trama che non aggiunge nulla a quella in generale di Superman. Ma a voi piace? E io che cosa vi devo fare, ragazzi? È la numero 7, paura e delirio a Las Vegas, periodo droga movie di Johnny Depp, tipo Blow e la sua sceneggiatura scritta con aforismi.com. Tuttavia, devo dire che paura e delirio invece mi ha sempre sconfimperato molto. La critica invece, ci si accanì per, cito, contenuti eccessivi, più droghe assunte che eventi della trama. Vero, e personaggi che non si sviluppano. Ora, ripeto, tutte queste cose sono vere e il film parla di due pazzi che si calano l'impossibile. È ovvio che non ci sia una grande evoluzione del personaggio, sai com'è? Non sono uno di quelli che lo difendono come metafora della decadenza americana e dell'impossibile corsa alla ricerca della felicità. No, è un film su due tizi che si drogano, va bene, basta. Ma siccome c'è Terry Gilliam dietro, lo fanno in modo artisticamente e visivamente valido, anche piuttosto visionario, devo dire, quindi lo reputo un buon film. E alla numero 6, la maledizione del forziere fantasma. E torna Johnny qualche anno dopo, Jack gli ha dato tutta la notorietà del mondo e dunque cavalca giustamente l'onda del successo di una saga che oggi sì, che si è arenata in modo imbarazzante, ma non certo per l'ironia. E che il 4 e il 5 sono proprio pessimi film a livello di montaggio, logiche degli eventi, sequenze, proprio in generale. L'ironia c'è sempre stata, piuttosto buona anche devo dire. E il mix con la trama più seriosa del 2, guidata da un personaggio interessante come Davy Jones, è realizzato da Dio, poi non è male. Lo fu per la critica, però. Film troppo lungo. Non fa ridere come l'uno. Oh, ma non è bello come l'uno. Oddio. Jack Sparrow fa sempre Jack Sparrow. Ma vai, Jack Sparrow. Non è un bel film, però un buon film. Soltanto perché è meno bello di quello prima non significa che ci devi andare giù così pesante. E al numero 5, Flashdance. C'è una tizia
che balla. Eccola tra. E non è manco come quegli altri in cui c'è una tizia o un tizio che ballano, perché però si amano anche, e c'è tipo la sceneggiatura scritta con un collage di frasi prese dai Baci Perugina e i biscotti della fortuna del ristorante cinese dietro casa. No, no, c'è solo una tizia che balla. Io li odio i film in cui c'è un tizio che balla. Tuttavia mi tocca ammettere che Flashdance ha una carica dovuta a almeno 7 o 8 scene diventate iconiche di sta tizia che balla, da far presa sul pubblico di tizi a cui piacciono i tizi che ballano. Ma io sono uno di quei tizi che non sono come i tizi a cui piacciono i tizi che ballano. A me infatti non piace. E alla numero 4, Troy. A me mi piacciono invece Omero, Eric Bana e soprattutto Brad Pitt. È quindi ovvio che se ci sono due tizi che ballano però in una danza mortale coreografata da Dio, spade alla mano, tratta dall'Iliade, il film... tendo a rivederlo, credo. Troy ha questo stigma della cafonata americana, penso per via di giudizi di persone che non l'hanno mai visto. Perché guardandolo capiresti che è tutto il contrario. Girato, magistrale. Effetti che reggono ancora, quasi 20 anni dopo, soprattutto sulle panoramiche a campo lunghissimo di battaglia o su Troia. Fantastico. Interpretazioni degne di tutto il cast, mai scioccamente americano. E voi considerate che la critica dice l'esatto contrario di tutto quello che ho appena detto. Sinceramente non so che dire. E alla numero 3, Hocus Pocus, divario pesantissimo, 70% pubblico, 30% critica, insomma, è un massacro a livello di gradibilità. È dura però parlare male di questa pellicola che Halloween va vista, punto. Non è che ci siano altre possibilità. È chiaramente un teen movie di fattura media, però non vedo motivo per distruggerlo, semplice. Belle canzoni, simpatico, atmosfera festosa, un po' finto dark alla piccoli brividi, azzeccatissima. Un gatto nero che parla, Sarah Jessica Parker, illegale, della quale credo di essere ancora innamorato. Devo dire, andiamo, è una simpatica sciocchezza per ragazzi, ma troppo cattivi con questo film. E alla numero 2, Le avventure acquatiche di Steve Zissou. E con questo invece spero di potervi davvero consigliare un gran filmone. Parto prevenuto forse perché Wes Anderson, sì, mi piace molto, ma questo per me è il suo capolavoro assieme a Tenenbaum. Incompreso parrebbe da parte di chi se ne intende. Vedo un film di sentimenti lasciati intendere nel silenzio come marchio di fabbrica di Anderson, in scene lunghe, sguardi imbarazzati, color ripastellati fantastici in uno stile inconfondibile, un cast in particolare Willem Dafoe ovviamente e Bill Murray in due ruoli tra i loro migliori, la classica dolce amara malinconia del vivere e delle avventure irripetibili alla Wes Anderson, credetemi che vi piacerà perché è impossibile il contrario. Come fa a non piacere? E alla numero 1, Jumanji. Cosa? Stiamo parlando degli ultimi due, quelli con The Rock e Kevin Hart, vero? No, cari amici, no, perché gli ultimi due, quelle due cose, sono recensite entrambe molto meglio del supercult originale. Questa cosa veramente del grottesco e fa anche un po' cascare braccia, palle, qualunque altra parte del corpo si possa staccare a un essere umano. Non solo la critica è insufficiente, stavolta manco il voto del pubblico è tanto alto. La cosa mi lascia interdetto. Mi ricordo un film diverso? Non credo. L'ho rivisto da poco e l'ho trovato bello come sempre, come credo facciate anche voi in molti. Robin Williams e l'effetto nostalgia? No. Effetti speciali invecchiati male e che dovrebbero essere appunto considerati pessimi? Sì, ma non influiscono molto sul resto del film. E allora? E allora non ne ho idea. Mettetevi gli occhiali? Non saprei, veramente, anche in questo caso. Alla numero 10, Taron e la pentola magica. Più grande flop della Disney che tutt'oggi sta tentando di dimenticare, fu un insuccesso al botteghino e anche per via della stroncatura della critica che lo reputò troppo horror per i bambini. La frase chiave che ti apre il mondo. Abbiamo la lista al completo. Il comitato mamme protestò, arrivò il marchio vietato ai minori di 13 e alcuni urlarono perché nessuno pensa ai bambini. La Disney si disperò perché oh, non è carino, è coccoloso, è corretto, oh mio Dio. E ciò decretò la fine di un super film con Tim Burton tra l'altro alla direzione artistica. E quindi che ti aspetti? La Valle Incantata e gli arcobalenini rosa? Quello, Dio santo, avrà la residenza in un cimitero vittoriano. La rivalutazione però arrivò col marchio cult nel tempo. Ma certo. Alla numero 9, Polar Express, dall'omonimo libro per ragazzi di Chris Salzburg. Scommetto che disegnato rende di più. Purtroppo ha subito il trattamento primi del 2000, ossia la gente che urlava ah, la CGI, abbiamo questo
questo nuovo potere, usiamolo! E 9 volte su 10 venivano fuori orrori evitabilissimi, perché era come dare un Gatling a un uomo di Cro-Magnon. L'animazione dei corpi e degli occhi è inquietante quanto il film. Ecco, peccato che non sia voluto. La storia non metto in dubbio che sia affascinante, ma nel complesso stavolta sono d'accordo con la stroccatura. Anche se so che voi altri lo amate, dissi che non mi piaceva qualche video fa e mi sono dovuto barricare in casa per un mese lanciando olio bollente dai miei bastioni. Ho fatto fuori diversi di voi, ma è stata dura, psicopatici bastardi. E alla numero 8, Balto! Finite la frase con me, dai. Non è un cane, non è un lupo, è un film di merda. Non si può dire, Harry, di certe pellicole, ma che fai? Che invece sì che pensano ai bambini. Vuoi mica che quei bambini ti arrivino a casa coi forconi e una muta di tanti bei Balto fatti affamare per 2 mesi, vero? Ora, scherzo, non è un brutto film, ma non è nemmeno bello come tutti lo vogliono far passare. I grandi sentimenti e i cani non per forza danno vita a un buon film. Questa è una regola che va capita. Animato in maniera onesta, Balto e Company hanno una storia di buone intenzioni vista tante volte. Ok, potabile, ma giusto quello, la critica lo massacrò. Esagerò forse, ma fece flop perché poi uscì tra l'altro anche insieme a Toy Story. Trovò il suo seguito cult anche lui. E non esprimerò altri giudizi perché ci tengo alla vita, ecco. È la numero 7, Madagascar. Lo trovai parecchio divertente, ma con un'ironia non bambinesca, anzi. Peccato, non credevo fosse stato poco apprezzato dalla critica, che comunque, devo dirvi, non so perché, ma nei confronti di certi film ci va sempre giù molto pesante. E una categoria sono proprio i film d'animazione, soprattutto quelli con gli animali. Il perché credo sia riconducibile al fatto che è un tema stra-abusato causa di capolavori dell'orrido, e quindi sei un pochino prevenuto. Questo ha una sceneggiatura geniale, il pubblico infatti lo amò. Tra l'altro furono apprezzati però anche dalla critica i 3 seguiti che vennero fatti. Io non ho visto personalmente Madagascar 2, La Vendetta, Madagascar 3, Il Madagascar odia, i pinguini non possono sparare, cazzate. Io non l'ho visti perché credevo fossero cagate. Poi ditemi voi personalmente se devo recuperarli. Carini e coccolosi, ragazzi. Cute and cuddly, boys. Cute and cuddly. E alla numero 6, In viaggio con Pippo. Ah, io? Da sì, va in gita in montagna, trullala. Ha i suoi manuali su come fare tutto, altri viaggi deliranti in compagnia del figlio. Per me è sempre stato un asso inaspettato di comicità, anche adulto. Pippo passa sempre come il personaggio secondario totalmente decerebrato. Cioè, sì, lo è totalmente decerebrato, poraccio, non capisce una mazza. Però sembra inutile, quando in realtà dà vita a situazioni quasi profonde. Il rapporto è bello con Max, lo sapete, mi ricorda un pochino Parto col Folle, quella sua malinconia dai bei sentimenti. Però la critica disse: ah, Pippo come protagonista non va di qui di là, quando in realtà erano tutti palesemente pagati da Topolino. Oh, oh, il figlio di un cane non può permettersi di rubarmi la scena, distruggetelo! E alla numero 5, Space Jam. In attesa che esca il 2 con il mio re, si riguarda tranquillamente per la 170esima volta anche l'originale, con protagonista il secondo giocatore più forte della storia. Ora c'è da dire una cosa: l'amore dell'infanzia cieca, con enormi prosciutti e fette di capocollo che volano davanti agli occhi urlando capolavoro, e invece a riguardarlo dal punto di vista della realizzazione, ma è fatto di un male, raga. MJ guarda il vuoto tutto il tempo, però resta divertentissimo. Titti col polmone d'acciaio. Ehi, ma tu non sei Charles Barkley, sei uno che gli somiglia, che si vuole atteggiare. Detto a Charles Barkley, Bill Murray, che si ritira da Vincent, fa morire dalle risate a tutti, però tranne che alla critica. Alla numero 4, La strada per Eldorado. Questa pellicola sarà massacrata dalla critica, ma nel tempo un cult poi diventerà. Ed è quello che succede ai film che vengono dimenticati, tipo questo, Atlantis, Le follie dell'imperatore. Ed è una cosa inspiegabile, davvero. Non si capisce perché non sia piaciuto a chi tratta di cinema, quando ha una sceneggiatura brillante, canzoni di Elton John poi adattate da Dio in italiano, sono una roba da musical, coi contro, coglioni. Zack e il cane è un cattivo davvero bistrattato, i colori e i disegni sono originalissimi, con quei tratti spigolosi. Perché non è piaciuto? Ah boh, io penso di averlo visto, non so, ho perso il conto delle volte. Alla numero 3, Atlantis, l'impero perduto, ovviamente 41esimo classico Disney, in ordine di uscita, in ordine di bellezza, per me tra i primi 3, penso. Questo capolavoro mixa perfettamente disegni formidabili a CGI per una volta. Penso lo conoscano tutti, perché in realtà ebbe comunque una gran distribuzione. Non durò tanto però, purtroppo, perché aveva un paio di problemi.
problemi, ossia uno, era troppo adulto, come venne detto, il che evidentemente non andava bene, no? Sempre scollegare neuroni al posto che accenderne altri, non c'erano canzoni. Allora? E aveva palesemente un messaggio anticapitalista. Oh mamma mia, comunisti! E fece quella fine. Per fortuna il pubblico ha un suo cervello alle volte. Alla numero 2, Robin Hood. Come? Primo film Disney a non essere personalmente approvato da Walt Disney perché era morto. Capirete che la cosa generò un certo astio della critica, che era lì pronta coi fucili a sparare. Ehi, ma non regge il confronto! Come vi siete permessi? Quelli vecchi sono tutt'altra cosa. Cos'è sta porcheria? È solo colorato. Ma figuriamo. Penso basti semplicemente guardare il film per accorgersi che è uno dei più grandi capolavori di arguzia della storia dell'animazione. Le battute e la sceneggiatura sono di un altro livello, adatte a una mente adulta e accompagnate da personaggi che però un bambino amerà per sempre. È la perfezione dei classici per me. Robin Hood e Little John va per la foresta ed ognuno con l'altro ride e scherza come vuole. E alla numero 1, Pocahontas, che per i critici invece si ricoprì di molta onta. Ah, la prima principessa non bianca e la trattiamo così? Un film razzista! Razzi? Ma l'avete visto almeno? Contro la guerra, contro il razzismo, contro il colonialismo, contro un mucchio di cose di merda, ma con intelligenza. Una bellissima storia d'amore interrazziale, ci sono anche le canzoni che però vi piacciono tanto. E allora che cosa c'è da stroncare? Non si sa. Davvero non importa però, semplicemente perché questo capolavoro è stato incoronato dal pubblico e tanto basta in questi casi. Allora, è piaciuta questa lista? Mi raccomando, date un'occhiata anche a queste altre top 10 e iscrivetevi a Watch Mojo Italia. Ci vediamo domani per un altro video.